Buonasera, grazie naturalmente per questo invito e grazie alla lettura di Danni Balestrini. Sempre un piacere essere qui a Bologna in Lettere e poter parlare di poeti importanti come ho la fortuna di aver fatto e di fare anche questa sera. Cosa vuol dire poeti importanti? Poeti che riflettono sull'oggi e sui modi dell'espressione con una coerenza, una lucidità esemplari. Abbiamo ascoltato testi molto diversi, di anni anche lontani tra loro. Il primo testo letto da Nanni, La piccola lode al pubblico della poesia, in realtà è tra i testi conclusivi delle ballate della signorina Richmond, e quindi appartiene ad anni piuttosto lontani, sono gli anni 70 e 80, quando appunto Nanni andava componendo le ballate che uscivano su rivista e che poi sono state raccolte in vari volumi fino appunto al volume collettivo delle avventure appunto della signorina. Personaggio assai singolare, metamorfico, detto donna uccello, descritta con straordinarie e bellissime piume iridescenti, ma anche con belle gambe, quindi un personaggio sicuramente un piccolo eroe, certo, di avventure anche narrative, quindi di una fase diversa della poesia di Nanni Balestrini rispetto alla fase dei primissimi decenni, degli anni 60, soprattutto fino ai 50, tra 50 e i primi 60, quando la sperimentazione era molto serrata e Nanni non concedeva molto alla leggibilità. Però se è vero che è un eroe, questa signorina Richmond, è un eroe decisamente atipico, molto, a volte anche molto contraddittorio, un eroe sicuramente contrario alle nostre abitudini, tanto per questa forma appunto che è in parte animale, in parte umana, per il suo carattere, per le cose che le vengono fatte, le cose che di fronte alle quali si trova, per cui può essere cucinata, può essere spennata, può essere appunto come tutti i volatili, può essere messa in pentola, però può essere anche squamata come un pesce e al tempo stesso appunto cucinata. Cosa significa questa indole così metamorfica, questa sua natura? Certamente, come diceva, come scritto Viva Lorenzini, anche il gusto della meraviglia, il gusto, un gusto anche barocco e la capacità ritmica che avete ascoltato, no? In Nanni Balestrini, che ascolterete ancora nella sua seconda lettura, conferma questa lettura, così come la varietà dei materiali che concorrono a formare appunto il personaggio della signorina Richmond, che può essere forse anche un alter ego dell'autore, ma certamente anche un rovesciamento della donna Angelo, un rovesciamento della fonte di ispirazione, ma è poi sostanzialmente la poesia. E qui abbiamo uno dei punti fondamentali della poetica di Nanni Balestrini, la riflessione sul mezzo espressivo e la riflessione sul concetto stesso di poesia, che non l'ha mai abbandonato. L'avete già sentito in questi primi tre testi. La poesia e il rapporto con il pubblico, anche in quella forma così garbatamente ironica che abbiamo ascoltato appunto nella piccola lode, che era appunto il testo iniziale, che era sicuramente provocatorio, ma insomma, ha detto tanto del pubblico e del rapporto soprattutto che i poeti e gli ascoltatori, i lettori di poesia hanno con questa appunto sfuggente entità, tanto appunto da riflettere. Gli altri due testi che abbiamo ascoltato sono Empty Cage, uno dei tre testi inaugurali dell'ultimo libro di Nanni Balestrini in termini di poesia,
che è Caosmogonia, uscito per Mondadori nel 2010. I primi tre testi rappresentano già un accesso molto chiaro e coerentissimo tra tema e metodologia. Uno è dedicato a Francis Bacon, un altro ovviamente a John Cage, e come abbiamo sentito, e un altro a Godard. E tutti sono costruiti in una tecnica che è stata caratteristica di Balestrini, che è la tecnica del montaggio. Naturalmente nel corso del tempo il ricorso al montaggio ha conosciuto tante variazioni, così come i testi sulla pagina hanno conosciuto diverse disposizioni, anche grafiche, tanto che a volte i testi sono stati accompagnati o sono stati derivati per esempio dai cronogrammi, cioè delle tavole composte con collage, delle tavole principalmente visive, di poesia visiva, finché ad un certo momento poi nell'evoluzione della scrittura di Balestrini, dell'arte di Balestrini, perché tocca tanti generi letterari e tocca anche tanti mezzi espressivi, è passato direttamente all'arte fatta con le parole, quindi con l'uso delle parole. Empty Cage è anche dire, un esempio direi metapoetico anche, perché sicuramente rimanda a un titolo di Cage che è Empty Words. Balestrini lavora con le parole e le parole rappresentano un materiale, rappresentano un oggetto. Questo non deprime il valore della parola, ma lo innalza, a mio giudizio. Come è possibile questo? Perché una parola considerata come materiale, come oggetto, intanto rimanda appunto al poeta quanto Faber, cioè autore, e poi si inserisce in una linea estetica, fenomenologica, che ha una origine novecentesca molto importante, legata a uno dei maestri, forse il maestro di Nanni Balestrini, che è stato Luciano Anceschi, un maestro amatissimo, ideatore della linea lombarda, che appunto ha invitato ad avere confidenza nelle parole, confidenza negli oggetti. In realtà lui diceva nella prefazione Lina Lombarda, ma poi ha significato anche appunto confidenza nelle parole. Il montaggio che avete ascoltato oppone, giustappone o in sequenza pezzi di comunicazione che hanno provenienze diverse. Nel caso di Cage erano scritti di Cage, nel caso erano dichiarazioni dei tre artisti, e risultano esemplari appunto di questa tecnica. Una tecnica che ha come finalità poi quella che in alcuni punti dei testi che abbiamo ascoltato si poteva anche chiaramente evincere, la tecnica della, possiamo anche chiamarlo, del risveglio dell'attenzione del lettore, laddove l'urto di materiali diversi tra di loro crea delle sorprese che a volte rappresentano propriamente degli shock. Questo significa che il montaggio e l'urto serve a mettere in evidenza ad aprire meglio ancora, per usare le parole di cui serviva Nanni Balestrini, in uno dei suoi testi di poetica, in realtà il suo testo di poetica, che è Linguaggio e opposizione del 60, pubblicato poi nel 61 anche nell'Antologia dei Novissimi, ad aprire degli spiragli nelle ragnatele dei conformismi, le cupe ragnatele dei conformismi che ci avvolgono. Quindi, trovare delle vie, delle aperture, delle strade che mostrino, che gettino una luce nuova sulle cose.